Ok, eccoci. Allora, veloce aggiornamento per decidere quale serie iniziare. Negli ultimi mesi, ma in generale da un sacco di tempo, c'è un sacco di gente che chiede di vedere ancora Third Age. Allora, Third Age Vanilla direi di no, perché non, insomma, semplicemente perché la mod di Divide and Conquer è decisamente migliore, ci aggiunge un sacco di roba, non vedo perché dovrei andare a giocare il Vanilla. Quindi di fazioni che cosa si può fare? Avevo pensato o Gondor, che forse è la scelta più cioè non più ovvia, ma più banale tra virgolette, nel senso che penso che ci sono già un sacco di gente che l'hanno fatto. Però è comunque interessante perché cioè, siamo sempre a combattere, ovviamente. L'altra opzione è Dale, che non è altrettanto banale, nel senso che insomma, è già molto. Sono abbastanza sicuro che almeno in italiano non ci siano dei let's play su Dale. Appunto, è sicuramente meno banale, mi piace come fazione in generale perché generalmente mi piace utilizzare gli arcieri e Dale ha dei ottimi arcieri, ovviamente. Lì ovviamente il problema sarebbe affrontare Rune, e la terza ed ultima opzione è proprio Rune, perché volevo darvi anche l'opzione di fare qualche cosa, fare quantomeno una fazione tra virgolette cattiva, e Rune è quella che mi piace di più per il semplice fatto che fra le fazioni cattive è una delle uniche che abbiano delle unità forti, nel senso che normalmente le fazioni cattive su Third Age si basano sui numeri piuttosto che sulla qualità delle truppe. Rune non è così. E voglio dire, anche Rune, sia Rune che Dale in realtà hanno almeno un inizio del gioco piuttosto semplice, però alla fine comunque finiscono per darsi di santa ragione a vicenda e potrebbero essere interessanti. Per quanto riguarda invece opzioni che non sono Third Age, avevo detto che avrei dato la possibilità di fare qualcos'altro su Warhammer. Qualche giorno fa, forse ieri, hanno annunciato il DLC che darà delle unità nuove sia l'Impero che i Conti Vampiro. Ora, l'Impero l'abbiamo già fatto, però si può fare una campagna con i Conti Vampiro con le nuove fazioni, con le nuove unità. Ho intenzione di comprare il DLC, ovviamente, useremo il nuovo Lord. Leggendario, e ovviamente però questa serie qua può iniziare dall'1 in poi, ovviamente, perché prima il DLC non è ancora uscito. Invece, un'altra opzione, l'ultima opzione, ve ne do sostanzialmente 5, se avete fatto il conto dovrebbero tornare, Rome 2, perché l'altra volta, l'ultima volta che ho fatto un aggiornamento, c'era stata un'ottima idea, anche se molto masochistica, devo dire. Di cercare di andare a prendere quell'achievement dove devi dichiarare guerra praticamente a qualunque fazione incontri nel primo turno. Appunto, è molto masochistica come cosa, perché rischia molto facilmente di finire male, o di finire presto una campagna del genere. E è molto importante la fazione, perché deve avere una partenza facile, ovviamente, perché altrimenti finisce subito male. Ora, se uno non vuole andare a prendere i due DLC, quindi quello di Cesare in Gallia o come si chiama, e Annibale alle Porte, nella campagna normale, quindi credo che sostanzialmente ci siano tre fazioni più o meno, tre o quattro fazioni che possono avere qualche speranza, diciamo, anche perché ovviamente non lo giocherà in facile, direi. Probabilmente sarà giocato in difficile o molto difficile. E queste sono sostanzialmente gli Iceni, che probabilmente è quella più facile in assoluto, perché una volta che ti prendi l'Inghilterra sei tranquillo. I Lusitani o Arevaci, perché comunque anche loro hanno una posizione periferica che dovrebbe aiutarli, almeno all'inizio. Diciamo, è più difficile sicuramente che gli Iceni, però è già fattibile. E poi la Bactria. La Bactria da un lato non è il massimo perché ti trovi subito in guerra con i Seleucidi, ma i Seleucidi si trovano in guerra con tutti gli stati clienti, per cui nel casino magari riesci anche a cavartela. E poi a livello di roster di unità ha un ottimo roster, ha molta molta varietà, quindi quello aiuta sicuramente. Fra queste fazioni quella che mi piace di più è sicuramente la Bactria. È vero che abbiamo iniziato, anche se poi per problemi di aggiornamenti del gioco in realtà abbiamo dovuto piantarla lì perché, cioè, mi spiego, avevamo iniziato a fare una campagna con una mod, adesso non so più se fosse Radius o che cosa. Però appunto c'era stato un aggiornamento e i salvataggi erano andati in legamento a quel paese.
Quindi è vero che ne abbiamo iniziata una, però resta comunque sostanzialmente, dal mio punto di vista, quasi l'ultima opzione, l'unica opzione per fare una campagna di quel tipo. Quindi, appunto, l'altra opzione sarebbe fare una campagna così, quindi cercare di prendere quel DLC che, non mi, che penso si chiami proprio Total War, fra l'altro. Con la Bactria, perché non credo che ci siano grosse, cioè molte altre opzioni in realtà. Avevo pensato anche a Siracusa, ma comunque ti trovi in mezzo a Annibale e cioè a Cartagine e Roma, quindi sì, non è il massimo. Quindi ricapitolando, su Divide and Conquer Third Age, quindi abbiamo Gondor, Dale e Rune. Conti Vampiro su Warhammer e Bactria per fare quella DLC, quel DLC, quell'Achievement Total War su Rome 2. Queste sono le 5 opzioni. Come al solito metterò i commenti e cioè, per votare ovviamente mettete mi piace il commento dove c'è scritto la fazione che volete votare e poi farò il conteggio sostanzialmente. Darò una settimana di tempo, ecco. Fra parentesi, due cose ancora voglio dire. Nei prossimi giorni, forse già domani, dovrebbe arrivarmi un nuovo microfono, quindi la qualità almeno audio dovrebbe migliorare parecchio, perché ci voleva, questo microfono qua fa abbastanza schifo, e mi ci perdo un sacco di tempo per cercare di sistemare le cose poi con Audacity, eccetera. E vabbè, quella è una cosa. L'altra cosa è, mi piacerebbe cercare di fare qualche cosa d'altro che non sia Total War, e vabbè, questo qua lo dico sempre, ma alla fin fine non lo faccio mai perché non riesco mai a trovare un gioco che vada realmente bene. Sto guardando un po' di opzioni. È probabile che prima o poi inizi qualche altra serie lì, però ovviamente non vi lascio scegliere, ma decido sostanzialmente io di come dire, appunto, non farò sondaggi o cose del genere. Una delle opzioni che cioè, la posso dire anche subito, e volevo dirla subito, perché ogni tanto anche lì salta fuori qualcuno che va a riprendere i miei primissimi video su Morrowind dicendomi che appunto, sarebbe bello se riuscissi, se lo riprendessi. Francamente ho un po' voglia di rigiocare quel gioco, e quella serie è orribile, perché ovviamente ero all'inizio e fa abbastanza schifo, sia dal punto di vista tecnico che altro, diciamo. Quindi può darsi che mi rimetta a fare una serie di quel tipo. Mi rendo conto che non è quello che il 90% delle persone che seguono questo canale vogliono vedere, perché non è uno strategico, quindi c'è cioè un RPG, per cui insomma non mi immagino che molti lo seguiranno, però probabilmente lo farò. Fra l'altro non mi dovrebbe neanche prendere poi troppo tempo. Mi pare che forse in una ventina di parti, facendo parti da un'ora, dovrei essere a posto, insomma. Quindi ecco, aspettatevi qualcosa del genere. Altri giochi che stavo guardando erano RimWorld, erano Prison Architect, cose del genere, però non li so giocare sostanzialmente, quindi dovrei prima cercare di capirci un attimo qualcosa. Vabbè, direi che per questo aggiornamento è tutto. Mettete, appunto, votate un po' quello che volete e al prossimo video. Ciao!